Allora, io mi sono laureato da poco e si dice spesso questa cosa, no? Che i neolaureati in Italia hanno difficoltà a trovare lavoro, che dopo la laurea siamo tutti disoccupati, ma non è vero. Cioè, io sono molto ottimista, non berlusconiano, meno. Sono ottimista perché credo che ancora oggi in Italia ci siano delle multinazionali americane famosissime che investono sui giovani laureati italiani. McDonald's. Ragazzi, tutti quelli che lavorano da McDonald's sono tutti ragazzi laureati. E ogni laureato ha il suo compito specifico. Per esempio, avete mai contato le patatine che vi danno al McDonald's? No, perché siete persone normali. Io l'ho fatto. Ci sono lo stesso numero di patatine per ogni cliente. Qual è il segreto? La laurea in giurisprudenza. A friggere le patatine ci va il ragazzo laureato in giurisprudenza, perché il laureato in giurisprudenza lo sa, lui non fa distinzione di sesso, età, razza, lui lo sa. La patatina è uguale per tutti, è legge. Grazie. Alla cassa invece, alla cassa ci va il laureato in economia. Ragazzo che sarebbe stato bravo con i numeri, il laureato in economia è quello che quando tu gli fai notare che mancano 30 centesimi di resto, lui ti vorrebbe rispondere 30 centesimi. A parte il fatto che da stamattina il dollaro rispetto all'euro ha guadagnato 2 punti, la mia è un'azienda che ragiona in dollari ma mi paga in euro, quindi loro adesso incassano la sommatoria in dollari, mi ridanno il resto in euro, a questo lei deve aggiungere la valutazione intrinseca del suo euro, l'inflazione e il cambio tra le due monete, altro che 30 centesimi, siete voi che mi dovete dare 2,50 a me. Questo è quello che vorrebbe dire lui. In realtà però la scena va così. Guaglio, mancano 30 centesimi, sì subito, scusate, prendete tutto, prendete pure le salse, prendete pure il ketchup, prendete altri soldi, guaglio, stai calmo, questa mica è una rapina, lo so, io i rapinatori li conosco tutti quanti. E come mai? Sono i colleghi di scienze politiche. Poi certi McDonald's sbagliano, perché alle bibite mettono il laureato in filosofia. Ma lo dico io, si sa, i filosofi sono di due tipi. C'è sta l'ottimista che vede il bicchiere mezzo pieno, quindi lo riempie mezzo pieno. C'è sta il pessimista che vede il bicchiere mezzo vuoto, quindi lo riempie mezzo vuoto. È la stessa cosa. Il cliente comunque si incazza perché lui la Coca-Cola l'ha pagata intera. Quindi alle bibite c'è il laureato in fisica, che il laureato in fisica lo sa che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari o uguale al peso di liquido spostato, quindi lui comunque il bicchiere lo riempie a metà. Però la coppa ci metto ghiaccio e fotte il cliente. Ma vogliamo parlare dei panini? I panini. McDonald's fa certi panini esagerati, perfetti. Vi siete mai chiesti chi è che decide se l'hamburger sta sopra o sotto l'insalata? No, perché siete persone normali. Me lo sono chiesto io. C'ho l'architetto. Laureato in architettura, ragazzo che per anni all'università ha studiato, ha simulato di progettare i palazzi, convinto che poi una volta uscito dall'università veramente facevi i palazzi. Poi è uscito dall'università, si è reso conto che gli appalti in Italia li gestisce la camorra, la mafia, lo Stato. Scusate, ho detto 3 volte la stessa cosa. Comunque, è andato a lavorare al McDonald's. Poi nell'università italiana c'è un grave problema. Qua ve lo annuncio, è un fatto drammatico. Le laureate in ingegneria. Non so, ce ne sono in sala, sono presenti in sala? No, meno male. Allora, una statistica Istat rivela che purtroppo il 90% delle ragazze laureate in ingegneria sono brutte. Non ci sta niente da ridere, cioè, sono proprio brutte. Quindi McDonald's all'inizio non sapeva bene dove collocarle. No? Poi hanno trovato dietro i fornelli, dove nessuno può vederle, oppure al Mac Drive. Cioè, avete presente, quando voi arrivate con la macchina, sta quella vocina, che è laureata in ingegneria. Tu arrivi con la macchina e fa, buonasera, benvenuto a McDonald's. Ingegneri siete voi? Come avete fatto a riconoscermi? È già la voce fa schifo, figuriamoci la faccia. Ma all'ingresso invece, all'ingresso a prendere l'ordinazione quando entrate, ci va laureato in scienze della comunicazione. Laureato in scienze della comunicazione, un ragazzo che ha studiato materie come semiotica, linguistica, sociologia della comunicazione, quindi lui lo sa che quando il cliente dice, scusa, mi dai un crispy Mac coso, intende un crispy Mac bacon. Quando il cliente dice, scusa, mi dai un menù quello per i bambini, intende un Happy Meal. Quando il cliente dice, scusa, il cesso non intende il bagno, la collega in ingegneria che è uscita dai fornelli da suo posto su.
io lo so che cosa state pensando voi, mo qualcuno di voi stava pensando, dice, ma tu hai detto che tutti i neolaureati, tutte le facoltà hanno difficoltà a trovare lavoro, ma tu starete pensando, ma che ne fate? Qua la parte drammatica. Io mi sono laureato in DAMS. Ora, per alzata di mano, quanti di voi sanno che cos'è precisamente il DAMS? Senza vergogna, manco mia mamma lo sa. Va a dire in giro che lavoro, il comico. Comunque, DAMS, contrariamente a quello che sembra, non è una malattia venerea. No, sta, DAMS, disciplina delle arti della musica o dello spettacolo, o come lo chiama mio padre, putipo fa giurisprudenza. E io ci sono stato al McDonald's, appena laureato, ci sono andato, gli ho portato il curriculum. Loro hanno guardato il curriculum, poi hanno guardato a me, guardato il curriculum, guardato a me, ho detto, voglio, fa una cosa, prova da Burger King. Grazie, grazie, viva Zerico! Sì, rischio di perdere il posto, perché la situazione della scuola italiana è drammatica appunto per il precariato. Io sono precario, tantissimi docenti della scuola pubblica sono precari, vabbè, io sono talmente precario che il mio contratto è scritto a matita, quindi... Però insomma, vabbè, anche la mia classe è terribile, cioè non studiano, ho corretto le verifiche, che cos'è l'acero, un albero con le foglie strappate, l'emporio, il fratello di Giorgio Armani, chi è Kant, il filosofo dell'aperitivo categorico. Non si può, io ho detto poi di studiare, poi ho messo una regola ferrea per i compiti, ci si può giustificare, però al massimo 3 decessi per ogni nonna. Facciamo di più e sennò poi, insomma, quindi, vabbè, poi c'è un problema che la mia classe è multietnica, ci sono, allora, metà non capiscono l'italiano, gli altri sono stranieri, cioè, quindi... Quindi già uno è precario, poi insomma è successo un casino con la recita natalizia, perché? Perché con la stragrande maggioranza di musulmani, 3 cinesi atei e 2 testimoni di Geova, non mi sembrava il caso di fare la tradizionale recita natalizia. A quel punto però un genitore leghista ha aizzato gli altri pochi genitori italiani. Tu dici, il genitore leghista è cattolico? No, solo leghista. Ma è una tradizione che non può mancare, vabbè, però deve essere un'attività inclusiva per tutti, oppure niente, la volete lo stesso? Vabbè, io la recita l'ho fatta lo stesso, però sul titolo sono stato laico, vacanze di Natale a Betlemme, e poi 3 alunni, in rappresentanza delle altre confessioni religiose, hanno fatto i re magi in cerca di Gesù, il musulmano che ha detto, prendiamo la stella cometa, la mettiamo sul camion e ci schiantiamo contro la stalla, testimone di Geova che dice, ma forse è il caso se chiediamo... citofoniamo a qualcuno e poi l'ateo che dice ma dove andiamo? Stiamo qua, che tanto Erode arriva prima. Non lo direste mai, ma mi hanno accusato di aver usato Facebook in classe, no? Perché ho usato, insomma, per spiegare la storia di Garibaldi e dei Mille, ho usato i social network, no? Ma scusate, mi hanno accusato, ma io volevo usare proprio la nuova tecnologia, perché il mondo cambia, persino il CEPU ha cambiato lo slogan. Prima era lavori ma sogni di laurearti, adesso è ti laurei ma sogni di lavorare, no? Poi io ho pensato di spiegare la storia dei Miglia di Garibaldi con una lezione tutta sui social network, e io la lezione l'ho fatta così. Ragazzi, tutto cominciò quando Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, dalla sua pagina pubblica L'eroe dei due mondi official, lanciò la sua ennesima iniziativa. Dopo rivoluzione in Argentina e dancehall carbonara, Peppino invita tutti i suoi contatti a partecipare all'evento Spedizione in Sicilia per un'Italia unita. Luogo geolocalizzato, quarto, inizio 5 maggio 1860, ore mezzanotte, fine non prevista. Vabbè. Quando vede che più di 1000 contatti non li può invitare, c'ha l'idea, cambio nome all'evento, lo chiamo Spedizione dei 1000 e ci aggiunge un video realizzato dall'attivissima startup Giovine Italia, no? Subito virale, al punto che l'amico Nino Bixio, nominato amministratore dell'evento, essendo lui un noto web marketing, fashion blogger, design influencer, no, questi che non ce la potete fare un cazzo, sapete? Suggerisce, ma di più, organizziamo proprio una cosa in grande, proprio un flash mob, stessa roccia, stessa ora, venite tutti in camicia rossa. Ma perché è rossa? Lo so, slancia. Trionfo del flash mob e del crowdfunding per l'acquisto di fucili e cannoni, creazione del gruppo WhatsApp, grazie mille. Creazione del gruppo WhatsApp delle mamme dei 1000.
ma quando partono e la giacchetta ce l'hanno e sulla nave fa freddo. Però polemica dell'imperatore austriaco, subito ripresa nella social top 10 di Gazebo, cui però Garibaldi risponde con lo stesso hashtag usato anni prima da Bruto con Giulio Cesare: a zio, stai sereno. Sbarco in Sicilia, foto su Instagram di Peppino e Bixio a mangiar cannoli. Marsala, buongiornissimo caffè, cannoli ne abbiamo. Vabbè, il re delle due Sicilie, il noto youtuber Francesco II DJ Sborone, pubblica una storia. Ma dove cazzo vogliono andare i garibaldini? E Peppino: a Calatafimi, stai sereno pure tu! Poi, vabbè. Poi, sapete, la famosa polemica del video, no? Diretta Facebook di Garibaldi ubriaco. Qui si fa l'Italia o si muore. E dopo aver fatto l'Italia, poi mi faccio le italiane. Le donne del movimento Mille Stelle si incazzano. Anita posta, sono stata molestata pure io. Partono gli haters, maschilista, puttaniere, ti chiudiamo in ascensore con Radetzky. E i vaccini fanno male. Vabbè, quello... Finché Bixio non riesce a superare tutto, a cancellare tutto con un'infinità di "è una bufala, guarda che è lercio". I Mille risalgono la penisola seguendo la traccia dei Pokémon Borboni, no? Spargendo la Blue Whale mazziniana, suicidati, e lanciando Buondì Motta. I followers aumentano e Bixio comincia a postare video strani da motivatore. Ti spiego come raggiungere il successo, far l'Italia unita e tanti soldi, credi in te stesso. I garibaldini entrano trionfanti a Napoli e gli hashtag topic trend della settimana diventano Borboni, Barboni e Mi trombo Anita e fo l'Italia unita. Soltanto adesso quel paraculo di Cavour mette un like. E la foto col gattino Sabauda, no? Terribile. Ma poi finalmente a Teano sul Volturno il record tuttora imbattuto di condivisioni col selfie che fece la storia. Peppino Garibaldi e Vittorio Emanuele II a cavallo e sotto hashtag ti saluto o re d'Italia. E milioni gli italiani che sovrapposero alla loro immagine sul profilo i tre colori della bandiera, verde, bianco e rosso, je suis italien. Grazie. Soltanto una cosa resta da spiegare. E ormai ho appurato che durante la spedizione Garibaldi non c'aveva con sé né iPhone né iPad, ma soltanto un computer, però senza connessione. Come aveva fatto a tenerci aggiornati sulla spedizione? Ce lo dice Bixio. E dice: guarda, quel cretino di Garibaldi stava sempre in giro a crepare i gestori delle osterie, no? E se c'era il wifi? E se c'era la password e la presa? Infatti, se ci passate, in alcuni caseggiati del sud Italia si possono ancora scorgere delle targhe che commemorano Garibaldi si è connesso al wifi qui. Piacere. Buonasera. Buonasera, dottore. Poterle dare spazio. Allora, parliamo un po' di questa, purtroppo, questa abitudine che ormai gli italiani devono avere di andare a cercare fortuna all'estero. Sì, la mia storia è quella un po' di tanti giovani italiani. Io sono un laureato in ingegneria con specializzazione in ingegneria meccanica. E io attualmente dirigo un centro di ricerca internazionale sulle batterie elettriche delle auto del futuro a Tokyo, in Giappone. Ah, fino in Giappone. In Giappone hanno apprezzato, insomma, le nostre capacità. Sì, anche perché io comunque avevo iniziato a lavorare già nel settore delle automobili qui in Italia dopo la laurea. Nello specifico mi occupavo di idrorivalorizzazione della componente estetico-sanitaria delle automobili. Sì, ossia? Idrorivalorizzazione della componente estetico-sanitaria delle automobili. Vabbè, per chi non capisse sarebbe? Autolavaggio, all'orenteggio. È un modo per... Un lavoro comunque di responsabilità, certo. Anche con molta concorrenza, soprattutto straniera, ai semafori. Ovviamente le prospettive erano magari un tantino limitate, quindi ho iniziato a mandare curriculum all'estero, fino a quando non ho trovato questa occasione in Giappone, che nel mio lavoro è, devo dire, il top. Voglio dire, sollevante. Ma poi in generale il Giappone è un paese all'avanguardia, è un paese che vive nel futuro.
possiamo dire che è proprio un esempio, anzi, sì. Ecco, forse è il più grande esempio di posto di merda. No. Ah, vabbè, un pochino. No, ha sentito. Tornando in Italia, magari uno sente la nostalgia del bel paese. Salutiamo gli amici giapponesi che ci guardano, sono parecchi perché ci trasmettono. Lei vive a Tokyo, vive? Vivo a Tokyo e il Giappone ha questa caratteristica che è pieno di terremoti. Sì, cioè, è vero. Sì. E io ho paura. Chi non ne ha d'altronde? È umano. Però, ecco... Però insomma, grandi prospettive. Questo aspetto dei terremoti, anche loro lo gestiscono, dicevo prima, in modo guardando al futuro, sono all'avanguardia. Sono all'avanguardia. I palazzi in Giappone sono costruiti con criteri antisismici, quindi se anche viene una forte scossa di terremoto, magari si muovono gli oggetti all'interno della casa, ma l'edificio rimane in piedi. A me dica mica poco. È capitato di avvertire una forte scossa di terremoto. Sì. Ero a casa in bagno. Sì. Sono finito a farla nel salotto del vicino. Ma è qua a raccontarlo. Vabbè, esatto, può Cosa raccontarlo. È quello. Può essere imbarazzante, mi rendo conto, ma... È imbarazzante, d'altronde, la volta prima è lui che è finito a cagare nel mio salotto. È uno scambio interculturale con i giapponesi. Tra vicini, sono cortesie, tra vicini, che ci si fa. Comunque... Io ho la fortuna di vivere a Tokyo, che è una metropoli meravigliosa, devo dire, molto grande, però anche molto ben organizzata. Beh, certo, ecco, a Tokyo si vive bene anche perché è ben collegata, ci sono, pensate, 16 linee della metropolitana e io non ci capisco un cazzo! Per cortesia, usiamo anche un linguaggio. Non faccia gesti tranciante. Io salgo, poi scendo e dove sono? Vabbè, scusi, ma ci saranno le indicazioni? Ma è tutto scritto con quei codici. Effettivamente. Spruzzata di sale, cos'è? Mi manca tanto la Lilla Mesignami Zara, sai? Dritto per dritto, proprio. Qua è la linea nuova, la più recente, la linea di Milano, la Lilla, no? È facile, è una linea dritta. Però, comunque, però c'è un però, no? Sì, ecco. Sempre il rovescio della medaglia. Ho avuto modo a Tokyo di apprezzare la cultura giapponese. Oh. Ecco, la cultura giapponese che noi conosciamo poco, anche la cucina, per dire. Noi conosciamo poco della cucina giapponese, in realtà è una cultura millenaria. Certo. È vero, loro usano molto il fritto. Fanno ad esempio l'alga fritta, il tofu fritto, il gelato fritto e il pesce crudo. Non ridete, non è carino per il dottore. Non ridete, sta male, effettivamente, cioè si vede che sta male. Una testa di minchia che friga un totano in tutto il Giappone! Non dica così. Ma li vede come sono in salute, d'altronde sono centenari perché mangiano il pesce. Che poi loro hanno anche una cultura dell'accoglienza, dell'aprirsi verso l'Occidente. Io ricordo ad esempio quando sono arrivato il primo giorno in casa mia a Tokyo, i miei vicini, sapendo che sono italiano, poi io sono di origine genovese, mi hanno accolto con un cesto pieno di roba da mangiare. Che c'era bello. La pasta, c'era questo vasetto verde e io la prima sera a Tokyo, pensate, è finita, mi sono fatto questo piatto di trenette al wasabi. Dottore, però anche wasabi un po' forte. Un po' piccante il wasabi. Il wasabi deve metterne una punta solo, perché è come il peperoncino. Diciamo, è rimasto un po'... Ho ricominciato a parlare dopo un mese. Wasabi è... Avevo un tatami al posto. Vede che sei già ambientato col tatami. Tatami, il materassino. Sì, perché comunque anche grazie appunto ai miei vicini, alle persone che ho conosciuto, ho avuto modo di entrare in contatto anche con tradizioni giapponesi. Ad esempio la cerimonia del tè. La cerimonia del tè incredibile. È una cosa meravigliosa. Si entra in questa sala da cerimonia, si saluta. Arigato. Poi ci si accomoda in questo modo, c'è il maestro di cerimonia, poi si aspetta che il tè sia pronto. Non ridete.
aspetta. Bisogna aspettare. Dopo 3 ore e mezza sono andato a farmela alle macchinette della metropolitana perché... Come andava le ginocchia? Ho già fatto 2 menischi. Però ecco le... Però, c'è sempre un però. C'è sempre un però. Sì, ho conosciuto una ragazza, tra l'altro... Ah, ha trovato l'amore. Sì, ho trovato l'amore, questa ragazza... che tra l'altro anche lei è molto aperta verso la cultura occidentale. Pensate, mi ha portato a un concerto di una cover band dei Queen. Loro hanno bello. Questa tradizione delle cover band, no? di riprodurre la musica occidentale, e è stato un concerto meraviglioso. L'è appassionato dei Queen? Io sono molto appassionato e lì è stato veramente una cosa da brividi. Io vi ho portato il CD perché non si riconosce la Sentiamo, proprio siamo emozionati. Siamo veramente un assaggio. Sentiamo. Da brividi proprio. Un grande classico. Bohemian Rhapsody. Casa. Mamma. Ore yacchatta. Aitsu no atama ni chū o muke. Ikinare hite utta. Ci credi? Grazie. Sono contento che Freddie Mercury sia già morto, guarda. Siamo. Comunque, però, con questa ragazza poi ci siamo innamorati e nel giro di poco tempo ci siamo addirittura sposati. Ah, che bello. È proprio stata una storia d'amore fine. Sì. Meravigliosa. Poi lei è la classica ragazza orientale, molto carina, molto gentile, anche servizievole quasi, se vogliamo. È una geisha. Sì, la geisha in realtà è un concetto antico, la geisha era molto servizievole con il suo uomo, lei sì. È un concetto più moderno di geisha. Lei è più servizievole un po' con tutti gli uomini. Ah. Diciamo che più che una geisha è una bageisha. Grazie! Salutiamo e ringraziamo il dottor Andrea Carlini!